mister, c'è delusione? Sicuramente sì, perché c'è la voglia di vincere, con la consapevolezza che sarebbe stato complicato, perché in queste partite finali tutti gli avversari hanno qualcosa di importante da giocarsi e anche la classifica da un certo punto di vista a volte si azzera. Peccato, perché in una partita dove comunque complicata la squadra ci ha provato, eravamo riusciti anche a fare il gol nel finale, purtroppo è stato annullato e sicuramente c'è tanta delusione in questo momento. La classifica è corta, nonostante tutto mancano sempre 2 punti alla rete. Sicuramente con 4 partite da giocare noi proveremo a mettere in campo tutta l'energia che abbiamo, la volontà di vincere. Purtroppo ultimamente qualche episodio, qualche situazione non ci è mai girata nel verso giusto. Questo sicuramente crea un po' di frustrazione, ma anche la voglia di ribaltare questo tipo di situazione. Possiamo farlo solo andando comodo, cercare di fare una grande partita e cercare di fare il risultato migliore possibile. Savic cosa si è fatto? È un trauma contusivo, si è anche un po' girato il ginocchio, farà un esame strumentale lunedì, speriamo che non sia niente di grave, ma un po' di preoccupazione c'è e dunque vedremo l'esame. Matteo invece è un colpo che ha subito sul fianco, anche un po' per la stanchezza, il colpo faceva fatica a respirare in quel momento, però il ragazzo stava bene, dunque niente di preoccupante. Tornando alla partita, capisco che se fosse stato regolare il gol di Bero parleremmo di tutt'altro. La considerazione, cioè 4 partite, come si trova la concentrazione anche per fare un buon finale di stagione? No, noi vogliamo farlo, purtroppo in queste 4 partite ci sono più storie da raccontare, sicuramente in questo momento la squadra pecca un po' di lucidità, probabilmente sente anche un po' la pressione di dover fare e dunque questo sicuramente porta via a livello globale qualcosa, ma dobbiamo essere bravi, capaci. Questo vuol dire giocare a Palermo, vuol dire reggere anche certe pressioni, certe situazioni. Peccato, perché comunque lo sforzo della squadra meritava un risultato diverso, ce l'avevamo fatta, ma proprio perché figlio di questo momento dove sembra che niente giri nel verso corretto, purtroppo usciamo anche penalizzati da questa partita. Ecco, volevo chiederti proprio questo, Eugenio. Si avverte da fuori, da spettatori, proprio questa sensazione, che la squadra sia un po' appesantita mentalmente. In questi casi, visto che mancano ancora 4 partite, quale può essere la chiave per riuscire a ottenere ancora un po' di più? Ma è vero, ma è figlio anche di una stanchezza del campionato. Oggi giochi col Benevento, vai a vederti i giocatori che giocano e sono tutti giocatori molto esperti. Oggi il Benevento si giocava il dentro fuori e dunque da un certo punto di vista succede che è una partita che si apre, che ti mette nella condizione che puoi far gol ma lo puoi subire. Bisogna essere molto lucidi, molto equilibrati. Oggettivamente questa partita c'era un peso, peccato perché eravamo passati in vantaggio, dobbiamo consolidare quel vantaggio perché ovviamente più andavano avanti i minuti più saremmo stati anche pericolosi, magari ci saremmo anche sciolti di più. Però questo è, bisogna affrontare questo momento particolare e pensare veramente a preparare al meglio la prossima gara. La gioia per il primo gol, poi sei anche andato vicinissimo al secondo, purtroppo però ancora un pareggio e ancora fischi. Marco, la tua analisi a questa partita? No, sicuramente, scusate, è stata una partita con 1000 partite dentro, come accade spesso in questo campionato. Ancora sono sinceramente troppo a caldo per analizzarla bene, però posso solo dire che ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo e non è una frase fatta, ma siamo veramente andati a un centimetro, a una mano, forse un rimpallo da portare a casa 3 punti che per noi avrebbero significato tantissimo. Rimane però secondo me una prestazione veramente di cuore da parte di tutti, da parte di chi è entrato, di chi ha giocato dall'inizio e andiamo avanti. Ma come ti spieghi comunque il fatto che il rendimento sia calato, una questione fisica, una questione di attenzione, una questione di equilibrio? Magari inconsciamente vi siete un attimo accontentati dopo quella clamorosa rimonta che vi ha portato dal penultimo al sesto posto? Ma io quando parli di rendimento mi spiace, ma non sono d'accordo, nel senso che se oggi... Mi riferisco a una vittoria in 11 partite, solo quella. Ok, allora si parla di risultati, non di rendimento. Perché anche oggi, ripeto, siamo andati veramente a un centimetro da una vittoria che avrebbe cambiato l'ambiente, avrebbe cambiato anche probabilmente le domande qua, avrebbe cambiato tutto, la mia faccia, avrebbe cambiato tante cose. Però noi ci abbiamo provato, questo è innegabile, penso che nessuno ce lo possa togliere.
Adesso andiamo a giocare la prossima partita ancora più arrabbiati, ancora più carichi e sappiamo veramente che possiamo fino in fondo provare. Abbiamo visto oggi, ho appena visto anche i risultati, hanno vinto solo due squadre, di cui una il Genoa che fa un campionato secondo me a parte insieme al Frosinone, quindi ogni punto va bene, non l'abbiamo vinto, però ogni punto non va buttato e non è neanche scontato. Marco, è il tuo primo gol in Serie B, se non mi sbaglio. Che sapore ha, visto che non è servito per la vittoria? Sì, in questi 4 anni veramente ci ho provato in tutti i modi e oggi, se devo essere sincero, quando la palla è entrata mi sono forse scese anche due lacrime. E devo ancora un po' realizzare perché ci tenevo tantissimo, è una cosa che mi mancava tanto, però devo dirti la verità, la gioia è ovviamente a metà, perché se il gol di Jeremy fosse stato regolare penso che l'avrei vissuta molto, molto più intensamente, ecco, questa prima volta, però rimane comunque una soddisfazione personale. Paradossalmente segnato col destro, Marco, e poi col sinistro invece ti ha fatto il miracolo il portiere. Sì, appunto, è arrivato il primo, poi poteva arrivare anche il secondo, che secondo me sarebbe stato pazzesco per il modo in cui era arrivato. È stato bravissimo il loro portiere, però c'è anche il portiere, quindi ho segnato di destro, è vero, e non è il primo gol di destro che faccio, ne ho fatti due di destro e uno di sinistro, quindi forse devo migliorare più col sinistro a tirare. Ma guarda, io mi ricordo un paio di tiri di Soleri, di Tutino e anche Matteo ha fatto 15-16 gol, quindi non anche Luca è entrato benissimo, ha messo la palla pazzesca a Jacopo, poi per un rimpallo appunto ci è stato annullato il gol, quindi io penso che noi abbiamo degli attaccanti tra i più forti della categoria, quindi questo problema secondo me non sussiste. Come cambiano, se cambiano, i vostri obiettivi dopo il risultato di oggi? No, la classifica è identica a quella che era prima, perché hanno pareggiato tutti, tranne il Genoa, che comunque fa un campionato a parte, il Parma che ha rubato 2 punti a tutti, però contestualmente il Cagliari ne ha perso 1, quindi aspettiamo i risultati di domani, però noi adesso mancano 4 partite e secondo me tutti assieme con la gente, con lo staff, con chi gioca, chi non gioca, con la società, i direttori, con tutti veramente possiamo farcela. Grazie.